Quando una grande band rock si cimenta in una ballad, diventa imbattibile. I Don't Want to Miss a Thing, con noi, a tali e quali, gli Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you're sleeping, while I'm far away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the city's dreaming every day, I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss what's mine. I don't wanna miss one kiss. I'd just rather be with you right here with you, just like this. Like I hold you close, I feel your eyes are close to mine. I'm just staying in this moment for all the rest of time. You, babe. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I you see this real not a joke, I still miss you, babe. Standing ovation, ma è la serata delle standing ovation. Venga Tyler, venga, complimenti. Grazie. Bravi, 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 bravi. Sentiamo il giudizio della nostra giuria. Maggi, voglio iniziare da te, venite, venite. Beh, questo cantante più invecchia e la voce incomincia a diventare molto, molto più bella. Sai che cosa non mi è piaciuto di voi? Non avete avuto questa pasta vocale così intensa, così scura, molto trascinante. E invece questo gruppo, il cantante, ha questa timbrica, a mio avviso, non uguale identica a James Brown. Non l'ho detto io, l'hanno detto loro. Timbrica l'hanno detto loro, non io. Va bene, ma sono molto felice perché io ho visto... Timbrica. A timbrica! No, ma visto che io, Carlo, penso in spagnolo, spagnolo sempre. Ho parlato perciò di con la P, con la T, la D, con la... Beh, è normale. Sì, normalissimo. Ma se vuoi ti parlo in spagnolo... No. Tutto questo non Ma perché in spagnolo timbro si dice timpro? Senti, Carlo... Non ci mettere anche tu, già ce n'ho uno qua vicino, eh? Allora, grazie. Quindi non hai sentito la timprica? Grazie, no, non ho sentito, posso dire, non ho sentito tutto. Giorgio, tu hai sentito la timprica? Ho incontrato! No, ma volevo dire anche un'altra cosa. Ah, dimmi, sì, certo. Allora, Mick Jagger dice che lui è il suo imitatore, il cantante naturalmente del Tyler. Gruppo, e invece no, non è affatto vero, perché sono due voci completamente diverse. Beh, voi lo sapete, visto che lo amate talmente tanto. Uno è molto scattante, sembra che abbia non so che cosa addosso. L'altro è molto più ruspante, parlando naturalmente degli Aerosmith. Ma che cosa avete voi? Non ho capito io. Cosa avete? Il morbillo? Ma scusa, dici scattante. Ma non me ne frega niente, tu devi...
Carlo, per favore, io quando parlo tu devi ascoltare quello che dico io. Appunto, è proprio quello che faccio. Oh, sognante. Tutto, non... Va bene, tu lo sai. Siamo in ritardo. Giorgio, dimmi il tuo pensiero. Vieni qua. Ha chiamato Mick Jagger e non è d'accordo. Mick Jagger non è d'accordo. Sì, sulla timbrica non è d'accordo. Vieni qua. Finalmente. È andato a vedere chi dei due è più giovane tra Mick Jagger e Steven Tyler. Ho incontrato questi ragazzi che avevano appena fatto il loro film. Mamma, ho perso l'Aerosmith. Questa era la colonna sonora di Armageddon, tra l'altro. Questa la diamo a Pieraccioni per il prossimo film. Allora, detto questo, invece mi avete convinto molto. Poi, questo si chiama Tali e Quali, e te là sopra con quella pelliccia e quella faccia sei tale e quale, quindi solo per questo ti do un bel voto. Loretta, sono stati bravissimi. Lui somiglia tantissimo a Steven Tyler, proprio ha staccato quasi la faccia, veramente. E poi è uno dei pochi gruppi che hanno partecipato a Tali e Quali che veramente hanno una certa aderenza agli originali, con le cose, con le personalità che imitano. Certo, sì, sì. Veramente sono credibilissimi, capito? Lui assomiglia anche un po' così, guarda, a Bono degli U2, anche un po' a Bono, E quindi volevo fare i complimenti. Siete stati molto bravi e la canzone è bellissima. Bellissimo, un capolavoro. Il testo? Bellissimo. Questi sono rock, no? Però quando il gruppo rock fa il lentaccio, la ballad... E canta una cosa così, un matrimonio di quelli gruppi, proprio... Quando il gruppo rock si mette a fare il lentaccio, vogliamo citarne uno per tutti? Abbiamo detto i Rolling Stones, guardate Angie, esatto, è un capolavoro assoluto. Anche gli Scorpions. Gli Scorpions. Ma loro sono ancora più rockettari, secondo me, dei Rolling, no? Aerosmith sono più rockettari dei Rolling. Comunque diciamo... i Rolling Stones sono gli apripista, dai. I Rolling Stones sono i maestri, sono gli apripista. Ecco. Allora, chiudiamo con Flavio. Sentiamo Flavio. Bravi, potenti, energici, con il vostro Aerosmith mi avete fatto veramente volare. Io vi apprezzo, vi ho apprezzato, perché avete saputo intrattenere questo grandissimo pubblico in piedi, e quindi il ringraziamento perché vi ha dato veramente spettacolo a tutto tondo. Lo spettacolo è fatto di costumi, di gesta, di gente che prende la voce, una nota la prende, e quindi tutti, è una grandissima emozione. Di nuovo un grandissimo applauso a tutti, perché veramente se lo merita. Grazie, di cuore. Grazie Flavio, mi hai tolto le parole di bocca. Accomodatevi ragazzi, bravi, 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 abbiamo... Grazie, veramente.